Il Viale dei Poeti della suggestiva villa comunale di Vietri sul Mare si è arricchito stamattina di una nuova opera. Alla presenza del sindaco di Vietri Giovanni De Simone, del presidente del consiglio Daniele Benincasa, è stata scoperta oggi la mattonella con i versi del poeta Antonio De Simone, La mia Vietri, dedicata proprio alla sua terra natia e oggi perla lucente nei suoi versi. Dal luccicar dell'ombra a sol nascente emergono dal sommerso. Antonio De Simone questa mattina, con questa meravigliosa giornata, presenta il suo libro La mia Vietri, facciamolo vedere, ricordi in poesia. Cos'è la sua Vietri in due parole? E diciamo così che è un amore ancestrale, che lo è sempre stato. Sono nato a Vietri. Dovunque sono stato, sono andato, non ho mai trovato una cittadina più bella di Vietri, per cui ho voluto esprimere a parole tutto l'amore che ho per Vietri, al di là di tante altre poesie che ho scritto, in amore in genere. Quindi è un grande amore per questa terra. Certo. Una poesia su tutte? Una poesia su tutte, quella principale è la mia Vietri, innanzitutto. E poi ci sono i ricordi di infanzia, la scuola elementare, i negozi, i personaggi che io ho voluto mettere per iscritto per ricordarmi di meglio e per farli ricordare anche agli altri, chi mi legge, in effetti. Ecco, quindi anche un lascito per i giovani, esatto, no? Esatto, innanzitutto. Per chi non conosce la storia di Vietri degli anni 50-60, e poi per i miei figli, indubbiamente, che possono leggermi e diciamo che nel ricordo i miei possono vivere quei momenti. E com'è la sua Vietri oggi? Indubbiamente, esteticamente molto più bella, più appariscente, è la prima perla della costiera amalfitana, indubbiamente, grazie al sindaco, ma lo posso dire sì, grazie al sindaco che è in gamba e dimostra lo stesso amore che io ho e lo scrivo. Lui invece è il sindaco del fare, l'amore che ha per Vietri lo dimostra facendo delle cose meravigliose, belle. Questo è. Grazie.